La comunità di Farra, in comune di Alpago, ha vissuto sabato 28 gennaio una giornata importante che ha visto l'inaugurazione ufficiale della nuova scuola dell'infanzia Santa Maria Goretti. Una cerimonia molto partecipata, iniziata con la benedizione del parroco di Farra, Don Lorenzo Sperti, e seguita dal taglio del nastro da parte di Suor Maria Gina, delle suore missionarie del Sacro Costato, che da sempre si occupano della gestione dell'asilo. Correva l'anno 2011 quando l'amministrazione dell'allora comune di Farra d'Alpago decise di abbattere il vecchio asilo perché non sicuro dal punto di vista sismico. Dopo 10 anni non privi di ostacoli si è giunti alla realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e già da un anno i bimbi hanno potuto usufruirne. Realizzare opere pubbliche oggi non è mai facile. Per realizzare un'opera come questa del valore di 2.900.000 euro ci abbiamo messo alla fine 10 anni, 10 anni tra quando abbiamo iniziato a pensarla, tra quando abbiamo preso e assunto alcune decisioni con l'ex comune di Farra, l'allora sindaco era Floriano De Pra, e poi abbiamo iniziato i lavori nell'anno 2016 e 17 e li abbiamo chiusi definitivamente nell'anno 2022, quindi sono stati quasi 10 anni che hanno visto comunque arrivare alla fine ad un'importante opera che sicuramente è un importantissimo investimento per il futuro dei nostri bimbi. Durante il suo intervento, il sindaco di Alpago ha rimarcato come questa opera, ma anche altre riguardanti l'edilizia ed i servizi dedicati alla scuola, siano state rese possibili grazie ai contributi straordinari derivanti dalla fusione dei 3 precedenti comuni di Pieve, Farra e Puos. Sì, l'opera è costata 2.900.000 euro, abbiamo preso un contributo da parte dello Stato a valere sul fondo dei 6.000 campanili di 1 milione di euro, ma la restante parte, 1.900.000 euro, l'abbiamo messa noi come comune e questo è stato reso possibile solo e solamente grazie ai contributi straordinari della fusione. Ogni anno lo Stato ci dà 1.200.000, una parte di questi soldi li abbiamo investiti nell'edilizia scolastica, anzi la maggior parte di questi soldi li abbiamo investiti nella edilizia scolastica, perché stiamo parlando qui di 1.900.000, ma stiamo parlando anche di 500.000 euro che abbiamo messo nelle scuole medie di Puos e stiamo parlando di ulteriori 300.000 euro che abbiamo stanziato per sistemare ed efficientare dal punto di vista energetico le scuole elementari di Spert, che verranno destinate all'Università di Padova. E poi ogni anno, grazie ai soldi della fusione, riusciamo ad essere più vicini alle famiglie attraverso alcuni servizi importantissimi. Portiamo gratuitamente i ragazzi a scuola con lo scuolabus, ed è un servizio che costa 150.000 euro, e anche la mensa ogni anno il comune compartecipa con 98.000 euro per calmierare il prezzo della mensa. Gli interventi sull'edificio e nell'area circostante proseguiranno con ulteriori integrazioni e migliorie. Oggi abbiamo voluto dare anche uno sguardo, una visione al futuro ed in particolare abbiamo pensato a come integrare questo edificio con tutti gli altri edifici che ci sono attorno per realizzare un polo scolastico unico e moderno dove sarà presente l'asilo nido, la scuola materna e la scuola elementare. Innanzitutto abbiamo pensato di rendere più confortevoli gli spazi esterni, quindi abbiamo progettato e ridisegnato gli spazi esterni e abbiamo pensato anche ad un'integrazione funzionale con le diverse aree che verranno sviluppate da qui ai prossimi anni. La presenza alla cerimonia di inaugurazione della scuola dell'infanzia di un gran numero di cittadini testimonia l'attaccamento e l'attenzione che la comunità dedica a questo tipo di servizio. La partecipazione è stata importante ed è stata importante perché qui si parla del futuro dei nostri paesi e della nostra comunità. Con il comune unico non si risolvono i problemi della mancanza di persone, però con il comune unico e con i fondi straordinari possiamo pensare di essere più vicini alle persone e di garantire qualche servizio in più.